Alessandro l'ha detto bene una volta e è la realtà. La Vernana per lunghi tratti del campionato ha giocato come gioca la primavera del Milan, ma non si può giocare in Serie C come gioca la Il primavera, Milan che gioca come fosse la primavera, infatti perché guarda ai i calciatori risultati che della fa. primavera devi insegnare a giocare a calcio. In Serie C non gli devi insegnare a giocare a calcio, devi vincere. Poi dopo puoi anche giocare a calcio, ma intanto devi vincere. Perché poi dopo l'anno dopo, quando hai vinto, è meglio. Infatti l'ha riconosciuto e ha detto: io sto facendo un grande percorso di crescita insieme ai ragazzi che mi Siamo stanno, credo d'accordo. di stargli a dare molto, ma loro stanno Ma dando io penso che certo. sia anche a chiaro che, me. nonostante tutte le mie critiche, nessuno dalla prima partita ha mai detto che questo fosse un allenatore scarso. Io ho detto semplicemente che Era per vincere il un'incognita. campionato bisognava giocare in un'altra maniera. Perché purtroppo i cambi sono quelli che so, perché l'avete visto, e gli avversari sono quelli che Sì, sono. sì. L'ultimo quarto d'ora non ti puoi permettere di attaccare se stai 0-0, perché in Serie C non giochi più. Quindi il gol va fatto subito, possibilmente, aggredendo immediatamente l'avversario, e poi dopo gestisci come Gestisci. dice lui. Questa è la mia opinione. Però nessuno ha detto, perché voglio dire, ha ragione Enrico questo, ma lo dicono anche altri, no? La Ternana però ha un'impronta di gioco e tante altre squadre non ce l'hanno. Cioè, se tu la vedi giocare, cioè, questa è l'idea della Ternana. Poi più o meno buona. In alcune partite secondo me non è stata buonissima, però l'impronta di gioco c'è. Tutti Cioè, sanno quello che devono non fare. è un caso che io ti ho sempre detto che era un ottimo piano A, mancava il piano B. Io vedo che di Bravo. piani B, C, D, E ne sta inserendo piano piano sempre di Tipo più. l'idea di ieri di giocare con due Sempre di attaccanti, più. secondo me è un'idea buona. Ma quella è una scelta tattica, ma l'impianto di Beh, gioco è lo stesso, perché la Ternana non butta un allora i pallone, si va, due giocare si con i due gioca. Oh, davanti. mi interrompo anche Scusa. tu. Porca miseria, stasera mi fate fatica. Continua a mantenere il possesso palla, continua a far girare la palla, ma molto più velocemente di prima. Questo lo avrai notato, che non ci stanno più i passaggetti a due all'ora, ma la palla gira anche di prima velocemente. La Soprattutto gira nella differenza metà campo avversaria. perché? Perché hai aggiunto l'aggressione più alta, hai spostato la prima cosa che ti ho È chiesto, perché c'è un centrocampista in più, c'hai un dai, centrocampista in più che ti agevola in questa Alessandro. cosa. E altra cosa che si è evoluta, stavolta quando arrivi sulla tre quarti, che prima ti rintornavi, come dici tu, qualche volta arriva il cross, Per esempio, scusa, no? ieri sai che non ho Sono visto? tutte. Non so se voi avete fatto caso. Avete visto una rimessa laterale all'indietro? Io non l'ho vista una. No, Ci ho fatto caso, non abbiamo fatto adesso le una rimesse rimessa laterale laterali. all'indietro. È diventata più pratica, dai, Non è più più pratica, io comune. credo che stia migliorando di Sì, partita in migliore, partita. appunto, ti Vabbè, sto dicendo, un diciamo che il ritorno, concetto è simile, partendo dal concetto di base che è stiamo rimasto quello dicendo un po' la della prima stessa volta. cosa, Sì, ma in per modo diverso. fare, diciamo, no, quelli bravi dicono back to basics, cioè praticamente ritorno alle basi, no? Sta ritornando, però mettendoci la sua impronta, sono d'accordissimo, cioè Ma si vede secondo, che è una squadra scusami, che adesso ha una io fisionomia precisa, basta, non voglio parlare però con ha lui che c'ha il miscelato. patentino, ma l'aggressione alta, il pressing sistematico e le basi, non mi pare. Cioè, voglio dire, No, le basi io sono il ti dico, catenaccio a casa mia. no, beh, Le ritorna basi, alle oh, basi, nel senso scherzando, che anche quello di aggredire il tiro, queste l'avversario, cose ma il qua. tiro. La Ternana per diverse partite, Io se non ci ci avete credo, fatto come ha detto caso. anche lui altre volte, io non ci credo che Abate dice se c'è la possibilità di tirare, non tirare, non ci credo, Ma va no, anzi, lui bene? diceva il Boh, è contrario. stata Non di. abbiamo detto questo, abbiamo detto che tante Ma volte cioè, volevamo entrare in porta con la con palla con i la palla. triangoli, mentre invece qualche volta ti fa anche un tiraccio, perché Ma ci questo porta alla qui te lo dice deviazione. l'allenatore che non devi tirare mai o è una Beh, decisione l'allenatore potrebbe del anche dire di voler giocatore? entrare in area con un triangolo, oppure di voler liberare l'uomo al E tiro. comunque era così. Vabbè, Perché l'Atalanta lo fa, l'Atalanta andare, entra in porta con la palla, una domanda però è va a l'Atalanta, velocità. non è la Ternana. Gioca con altri avversari, gioca su altri campi. L'avete In Serie Questo è C non puoi andare fare. sull'entusiasmo e giocare in fiducia. L'hai Io vista Miguel obiettivamente Giulia? in due Non ha fatto un anni, tiro a porta? guardabile la partita stata. Perché? C'è stato un tiro a porta tra Milan e Juventus? In due anni, Nessuno si attaccava. De Burr, vi siete ricordati mai che dal destro si sposta il pallone sul sinistro e calcia a porta? Io Beh, non me lo quella è ricordo fatta mai. una bella. Va in fiducia. Quella si chiama andare in fiducia. Tu sei un giocatore che inizia a prendere coscienza dei propri mezzi. La squadra cresce e Vieni questo avanti con la succede. sedia proprio, per favore. E detto questo, io Con la sedia. dico che in principio ero d'accordo con l'idea di Gianni, ossia Aloy Play e De Burr mezzala, per caratteristiche proprie individuali dei giocatori. Però ti dico che diciamo per essere Però c'ha più piede da voi, per comunque. mestiere, ma Aloy ti fa quelle aggressioni. Vedi. Aloy che c'ha più piede, ti va a giocare la palla in zone Più vicino dove, alla porta. esatto, dove può determinare di più. Aloy due o tre volte stavamo in mezzo al traffico,
stop a porta via, cambio gioco sul giocatore libero. Comunque De Boer in mezzo non sta andando male. Quello dico io, De Boer sta crescendo, ci ha lavorato, ci ha perso, tra virgolette, tempo. Va bene in Serie B De Boer, quindi voglio dire in Serie C deve fare la differenza. Quello che dico, quella cioè, chi ce l'ha De Boer? È Cassasola che purtroppo in Serie B l'anno scorso ha fatto un buon campionato e quest'anno sta perdendo. A proposito di Cassasola e Donati, un altro concetto semplicissimo. Un altro concetto semplicissimo è che quando ti vince la partita gioca a casa sola, quando stai in difficoltà oppure pensi di soffrire gioca Donati, invece a Perugia 90 minuti ha giocato Donati, quando invece lì era chiarissimo. Ma a Perugia l'abbiamo fatte le critiche, anche perché un conto tu giochi 3-5-2. Infatti hai visto quella volta 3-5-2. Che la palla via gol. Allora 3-5-2, Perugia ha fatto 3-5-1-1 perché c'era Curcio con Iodi, con Ferrando ha giocato, no? Sì. All'inizio però dei i quinti, un conto è Ciccirelli Casasola come ieri, un conto quello dico. Martella Donati, e lì ha fatto tutta la ferma. Ma infatti non è un caso che la partita col Perugia l'abbiamo criticato. E poi Tito per favore sempre titolare, ecco, mica un'altra cosa. Tito da quando è ristabilito fisicamente non è mai uscito. Tito, allora, la squadra ma non potete negare l'evidenza, ci stanno i cartellini. Ha fatto da quando è rientrato fisicamente pienamente a posto, però non è più uscito, ha fatto sempre 90 minuti. La regia ci dice non di ascoltate fare le conferenze stampa. Ma non sentite c'era, te l'ha pure detto. Tu dico, c'è avuto un problema appena è stato abbia e rientrato. Lo stesso lo Iago. Senza nulla togliere a Maestrelli. Ma lo Iago Capuano sono un'altra storia. Ma certo che è un'altra storia. Lo Iago ha fatto due anticipi da paura. Ragazzi, c'è. Vabbè. Perché Maestrelli tanto ognuno resta della sua idea, ma poi l'idea è simile, diciamo che ci sono delle sfumature. Ma sì, infatti, grosso modo. Pagelline, cominciamo, via, che penso che non riusciamo a farle tutte in questo blocco. Prego, regia. Vannucchi. Sei e mezzo, fatta una bella parata. Bella la parata, un po' meno bello il gol preso, per cui... Però la media è presa la traversa lì, però che doveva fare, capito? Nel senso gli è sfuggita. Non ha fatto un intervento fatto bene sul gol loro. Abbi pazienza. Gli ho dato 6, non gli ho dato 4, per cui sta zitto, tira avanti. Bene? Avanti. Cassasola. 6 no. meno. No, io 6 più invece. Ieri su quel campo la ripartenza dal basso, Pagnocchi l'ha fatta un po' di meno. De pallonate. E questo che per me ha fatto una buona partita, anche secondo me. Non la migliore, però... La parte sua l'ha fatta. A voglia. Io 6 e mezzo. Capuano. Capuano come Vannucchi. 6 più. Per me 7. Che l'ha prese tutte. Ma sul gol... No, ho capito, sì. Vabbè, 7 meno, io avete ragione. Diciamo che non... Però è stato bravo anche l'avversario, sì. Poi c'è stato un rimballo lì, poca... Però lì è crossato proprio tra sì, lui e la linea di fondo. Non è stato imbeccabile, hai ragione. È sufficiente. Tiene sudando la difesa queste due partite. Tutto rende tutte. Mo' lì è vero, sul gol però. Hai ragione. 6 e mezzo. 7 e mezzo. 7. Bene. Vogliacono. Tito, 6 e mezzo. 7. 7. Vero regista. Sì, benissimo, Tito. Tempi di gioco. Regista della squadra, fa ripartire perfetto l'azione, gioca sempre con Ciccirelli, gli fa sempre il corto lungo. Ah, dopo una domanda. Gli abbiamo perdonato. Questo modo di giocare, quando giochi più diretto, Ciccirelli lo vai a perdere un pochino. Un pochetto sì. Chiaro. Ma, insomma. Però puoi sempre contare. Hanno anche marcato bene. Giocata singola. Assolutamente. Corradini, 6 più. 6 più. 6. Quello più in difficoltà. Non era facile giocare su quel campo lì in mezzo, eh? Lui è uscito per scelta tattica. Per ammunizione. E basta? Un po' stanchino, mi sembrava. No, stanco, allora è uscito pure 2 volte in ritardo, quindi il timing dell'uscita era molto sbagliato. Poi ci ha messo Romeo puro. Però secondo me lì è l'ammunizione, perché su quei campi che ci ha giocato, tu sai che il piede può pattinare in qualsiasi momento e magari un calcione a vuoto che tu vai a frenare se non c'è il passo corto, arriva il passo lungo. C'era, mi pare di ricordare che non era così. L'ammunizione c'era, sì, stava in ritardo, piede a martello. Sì, era ammunizione. L'unica cosa che dico io è che Corradini il primo fallo, l'ammunizione, il Carpi già ne aveva fatti 4. Ecco. Però l'arbitro... Mi ricordavo che... Comunque l'arbitro non mi è dispiaciuto. No, neanche a me. Io degli arbitri non parlo, visto che
rigore era netto, iniziano a parlarne con le altre parti. Pure sette bene, 7. Beh, il gol, no? 7. Segnato. 7 e mezzo. Sette. Ha fatto un'ottima prestazione più il gol. Questo ragazzo è cresciuto a dismisura, eh? Beh, ma in Serie B, come diceva Gianni, sì, già però, faceva la sua però figura. Qui ha cambiato ruolo, mo parliamoci, lì faceva mezzata, qui sì. Fa il regista. Sì. Ma fa la Serie B e Serie C, la differenza. Lui non se ne è accorto a casa sua, però vabbè, mo se ne sta accorgendo. Però. Bravo. Piano piano se ne accorge. Aloy 7. Oh, Aloy 7, a me è piaciuto tantissimo, ragazzi. Grosso recupero. Non mica perché l'ho detto io, ma... È bravo il mister che gli ha messo su un gambo pesante 85-86 minuti sulle gambe. Io la scorsa settimana ho detto... Sempre titolare Aloy. Questo è un giocatore di categoria, no? Lo sappiamo, Serie C è uno dei centrocampisti migliori che girano. Sì. Si sta vedendo. Beh, ha segnato però. 6 e mezzo. Avessimo avuto l'anno scorso a calciare i calci di rigore. Questa volta l'ha spiazzato, Cambiava tutto. Allora, regia, andiamo in pubblicità e riprendiamo dal giocatore dopo Ciccerelli. A tra poco. La scelta di una buona azienda vuol dire scegliere un buon infisso. Marinelli e Marta ti offre innovazione e qualità di un prodotto futuristico e durevole nel tempo, con un'estetica e design sempre attuale. Acquistare una finestra Marinelli e Marta significa investire in serramenti che rispondono alle più recenti normative in materia di risparmio energetico, isolamento acustico e sicurezza. Marinelli e Marta, la tua finestra sul domani. Lo studio PTP è una realtà innovativa e all'avanguardia nel campo della fisioterapia e dell'ortopedia. Nel polistudio PTP si eseguono visite specialistiche ortopediche, terapie manuali, terapie strumentali e altri servizi personalizzati. Vi aspettiamo con professionalità e cortesia a Terni in via Magenta 7, perché PTP alla vostra salute ci tiene. La nuova generazione delle imprese funebri a Terni è Carducci e Giovannelli, di Carducci Stefano e Giovannelli Stefano. Troverai da noi professionalità e cortesia. Siamo in via Campomicciolo 2830 a Terni, con telefono 0744 28 81 66, 24 ore su 24. Io sono la signora Concetta dello Scugnizzo e vengo nei quartieri spagnoli. Mi fa piacere dove sono nata e sono cresciuta, però pure te non mi piace. Venitemi a trovare, trovate la roba che vi piace, se non vi piace non mi pagate. La pizza, la zuppetta di pesce e il vongole, il papà, primo padrone dello Scugnizzo. Venite allo Scugnizzo perché avere la pizza napoletana. ADSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta.
prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia DSL. Telefono 0744 403 403. Beh, siamo tornati, continuiamo le pagelline, eravamo rimasti a Cicerelli, abbiamo dato il voto. Avanti, Ferrante, 6. Anzi, 6 più perché prende il rigore, guadagna il rigore. Premiamo questo. 3 e mezzo. Ha giocato abbastanza bene, dai. Diciamo che in fase conclusiva ancora un po' si lascia, allora, diciamo, lascia che, allora, Ferrante per impegno, però, per impegno in campo sarebbe da 7 sempre. Assolutamente. Però, visto come esulta quando prende il calcio di rigore. Sì. Però diciamo che come rendimento va con Ferro 22. Non è esattamente il lì però mi sei saltato male la palla, devo però dire. Però dai, 6 più. Diciamo lì se la giocava con il rigore tirato l'anno scorso da Raimondo a Palma. Contro il Mamma Palma. Mia. Ciangi 6 e mezzo. Ciangi mi è piaciuto, sì, anche a me sembra. Anche se io 7 meno. Fondamentale là davanti, sì, Ciangi, sì, anche su. Se Ciangi deve stare là sembra mezzo. Meno lucido in fase conclusiva, sì, deve lì. Stare là mezzo. Quante partite so che non segna Ciangi? Beh, ha segnato con la Lucchese, mi sa che non ha segnato. No, con Lucchese no, ha segnato con la 3-4 partite squalificato. Con la spalla quel bel gol, no? Sì. 4. Avanti. Bene Romero, 6 e mezzo. Romero 6 e mezzo. Entrato bene, sì. Poi può fare pure l'esterno 4-4-2, bene, sì. Sei. Abbiamo vinto. 6 meno, via. 6 meno perché abbiamo vinto. Non ci è piaciuto partire. Sembra un po' fuori contesto. Vabbè, non quanti so, minuti ha giocato però? 20 minuti. Teoricamente nel momento uno... in cui la Ternana un po' stava soffrendo, ci stava. Vabbè, 6 meno, via. Non ha brillato, Curcio, diciamo Curcio non per ha capacità individuali. Beh, ci ha fatto vincere la partita con la Lucchese, per dire, perché no. Se non segna lui lì di testa, dico, scusa, no, con la spalla. Spalla. Io Gigi sono d'accordo con te, sì, però siamo onesti, senza mancare rispetto a nessuno. Io credo che tutti da Curcio si aspettino un bel po' di più. No, qualcosa. Ma di gol l'ha fatto Finso? 3? A prescindere dai gol, ne ha fatti 2, perché gli ha detto, diciamo, è stato un po' sfortunato in diverse partite. Sta dentro la manovra. Però sta dentro la manovra, esatto. Anche ieri un paio di volte ha lasciato lì il pallone. Ha preso un paio di punizioni ieri, proprio di mestiere, eccetera. Però lo vedi proprio, sembra che sta proprio fuori contesto. Beh, farà 10-12 gol nel giro del lui è una seconda punta. Cioè, io infatti non ieri so sulla chat ti scrivo, avrei messo Curcio al secondo tempo per Ferrante. Per me Curcio deve stare lì davanti. E sta vicino a Ciangi. Non lo so, perché probabilmente come il gioco di Abate sta magari esaltando Cicerelli, Ciangi, probabilmente Corradini, cioè alcuni giocatori li sta esaltando e probabilmente Curcio sta però pagando un po'. Curcio ha fatto sempre tanti gol perché faceva di fatto sì, la seconda punta. Sì. Dovrebbe sfruttare il lavoro di Ciangi, però sinceramente noi due davanti ci abbiamo giocato raramente. Però se sta sempre lontano. Cioè paradossalmente sta lontano perché glielo chiede l'allenatore, ci viene lui per caratteristica. Teoricamente se giochi 4-2-3-1 non dovrebbe stare in area. Invece secondo me la Ternana con due punte gioca meglio. Rassomiglia più a Donnarumma. Cioè Curcio a fine carriera è più simile a Donnarumma come caratteristiche. Sfrutta cioè, il lavoro della prima punta. Sì. Poi dopo c'ha più magari più visione del gioco, chiaramente c'ha più piede. Però è una seconda punta. Però è una seconda punta. Già il passo di Cicerelli. Maestrelli? 6. Maestrelli sei? No, 6 meno, che abbiamo pure ammunizione. C'è perché Andrare ha dato due cazzotti sul braccio all'attaccante che lo spingeva. Ah, ecco, premiamo il gesto tecnico. Quindi. Perché non ci deve entrare in area all'85esimo? Cioè, sono regole... O meno se entri in area, pinga cazzotto. Fai una piega, vai, avanti. A Curcio gli diedero pure mezzo scappellotto al campo basso. Donati senza voto, è entrato al 93. Donati niente, via, su, non è possibile. Abate. 7 e mezzo stavolta. Esatto. Sì, sono d'accordo, stavo a mettere 7. 7 e mezzo convinto. Con la matta. Perché questa è una partita, cioè la dominata. Non solo, lascia per Carpi 22 partite. Beh, vabbè, non ho capito quelle dell'anno poi, scorso. Vabbè, contrariamente a chi ha commentato dicendo che il pari era meritato, secondo me il pari non era, ma non lo dico da tifoso della Ternana. No, ha detto Mantovani. Che in due squadre ci fosse una differenza notevole. No, allora Mantovani ha detto se Mantovani fosse ex, Perugia. Ex giocatore. Ah, ecco. Ex Perugia, a posto, tutto chiaro.
se fosse arrivato il pareggio dal punto di vista del gioco non avrebbe rubato nulla, però ha anche detto che la Ternana ha interpretato nella maniera migliore le situazioni. Vabbè, ma ognuno dice quello che vuole. Più che altro io penso che la vittoria sia meritata. Per i risultati, scusa, per le occasioni da rete, se doveva segnare qualcuno segnava un'altra volta la Ternana. Stavolta te lo lascio così. Ma anche come dominio del campo, cioè vai. Io voglio dire una cosa a proposito dei mestieranti, eccetera. Prima ho sentito che state parlando del Pescara e fammelo vedere. Lo seguo, ne seguo perché comunque sia a me Baldini è un allenatore, piace, eccetera. Mi ha fatto piacere che ho letto alcuni commenti, si sono resi conto che le squadre avversarie perdono tempo, si buttano per terra, gli allenatori protestano. Vuol dire che loro fino ad oggi non l'hanno fatto. Non se ne sono mai resi conto. Visto che se andassero a vedere le partite, la Ternana gli è successo quasi tutte le partite, escluso il Carpi. Ma tu non Legnago, geri, però tu non geri, prima no? Non geri, dicevo. L'hai sentita la conferenza stampa quando ha dato del coglione a Brosco? Cioè, vabbè, io questo non lo commento, io dico soltanto ma sono le parole che io commento il fatto che hanno detto che deve essere il secondo Tisci gli ha iniziato a dire da sta zitti, il Pineda ha iniziato a perdere tempo, ha iniziato a buttare via i palloni. Quando noi abbiamo avuto partite come il campo basso, come il normale in Lega Pro, quindi dico che probabilmente ieri sera a Pescara hanno capito che quando tu non riesci a sbloccare la partita, non riesci a essere pulito e di fronte trovi una squadra un po' che fa gioco ostruzionistico, può andare in difficoltà. Giocando gli ultimi 10 minuti il Pinedo poteva fare 4-5 gol clamorosi, una occasione c'ha avuto Pescara. Vabbè, comunque, su un errore comunque, di un retropassaggio. Come ribadisco, noi risultati ieri ha giocato Pescara ieri 45 minuti. Ti dico, quando stava sotto 1-0 c'ha avuto un'occasione clamorosa. Si sono sbilanciati, no? No, c'ha avuto un'occasione clamorosa su un uno di questi passaggetti di ieri. Costruzione al basso. Una costruzione al basso, il Pinedo ha rubato palla, l'attaccante solo davanti al portiere, l'ha centrato. Io se l'allenatore l'ammazzavo. L'ha centrato. Dopodiché però il Pescara non ha tirato più a porta. Il Pinedo ci ha avuto 4-5. 11 contro 10. Chiaro, col Pescara sbilanciato, per cui altro perde tempo, poteva aver fatto 4-5 gol che non si sa che hanno combinato per magnarsi. Questo sempre per ribadire che per Alessandro Lizio noi risultati degli altri non li guardiamo, invece noi li guardiamo. E ti dico la verità, adesso vogliono cercare di essere elegante perché stare a commentare quando una squadra avversaria perde è brutto, però ti dico che il Pescara secondo me stava andando oltre le sue possibilità anche per una questione di fiducia, ma quando invece un paio di risultati vanno storti anche per sfortuna, parlo di Pesaro perché a Pesaro è stato sfortunato e anche stavolta, poi alcune certezze ti vengono a mancare. Ripeto, non voglio essere, come posso dire, star a portare sfortuna. Iettatorio. No, io però, mi a dire però che secondo me una squadra come il Pescara è chiaro che stava andando oltre le sue forze, perché veramente stava facendo un campionato eccezionale. A quel punto la Ternana, noi abbiamo detto, devi vincere tutte le partite. Ma invece a un certo punto, come è normale, il Pescara un pochino ha rallentato. Detto questo, Gigi, e rallenta, stai sempre 3 punti sotto, c'è lo scontro diretto a casa loro. Vabbè, però, insomma, e c'è Rendella che ha gli stessi punti. A una persona che ha scritto, infatti, scusate, no, io voglio dire una cosa, ma Rendella che non se lo sta filando nessuno. Ma non è vero, abbiamo detto all'inizio. Rendella, quello lo dici perché leggi la classifica. Sai perché qual è la differenza? Ha detto niente. Sai qual è la differenza? Che se devi giocarti un campionato col Pescara è un conto, ma non perché Rendella non valga, forse anche più forte. Col pubblico, dici. Capito, cambia tutto. Poi quando le partite sono decisive, è un conto che ci stanno 6-7 mila spettatori. È sicuramente più forte. Noi abbiamo sempre parlato di Rendella. Rendella, Torres, Pescara, un pochino più dietro. Perché il Torres l'abbiamo detto. Rendella, io Rendella sempre, perché come punti c'è, però ho detto quello che sta dicendo Gigi. Piazza e per pubblico, ovviamente. C'ho più pensiero tra virgolette andare a giocare magari a Pescara con 10.000 spettatori piuttosto che a Chiavari che ne fa 3 o 4. Se fanno uno spareggio con Rendella, a casa, in casa, a parte non decimandano magari. Resto al libido delle dichiarazioni di Baldini, che è un ottimo tecnico da un punto di vista proprio, diciamo, di impostazione della squadra. Però sappiamo che c'è un carattere particolare. Io ho mai sentito di, tra l'altro si era presa anche con l'allenatore del Pinedo. Tra l'altro Brosco è uno che invece quest'anno fino adesso gli sta facendo la differenza. Io quando ho sentito quelle dichiarazioni sono rimasto a bocca aperta. A fare loro, dai Gianni.
Gianni, no, non ma perché esiste. No, ma io non è che insisto, sto dicendo che è un allenatore. Io ho fatto i complimenti a un ragazzo in chat. 50 anni sentite una cosa del genere. Un ragazzo in chat che diceva siamo sempre primi, voi non arriverete mai. Io gli ho fatto i complimenti perché comunque sia il Pescara sta primo e correttamente gli vanno fatti i complimenti sportivi perché andava di fatto. Però dico che da Ternano, la Ternana sarebbe da stupidi non farsi trovare pronti in caso dei passi falsi, come è successo ieri sera. Adesso, questo è il calcio. Due cose: la prima è che sono primi, ma noi abbiamo due punti di penalizzazione, quindi di punti fatti saremmo un punto dietro. Con lo scontro diretto. E poi c'è lo scontro diretto che abbiamo perso a casa per delle baggianate nostre, e che in questo momento probabilmente non perderemo in quel modo. Perderemo magari se il Pescara è più forte, non è che gli regaliamo. Allora dico un punto più lo scontro diretto perso in casa, alla fine il cammino delle due squadre è lo stesso. Sì, è uguale. No? Quindi non è so primi perché la classifica dice che so primi, ma io non voglio fare il tifoso, sto dicendo però, ma io penso che a Pescara sarebbero d'accordo con me che la Ternana è vero che sta dietro tre punti, ma sta dietro tre punti per vari motivi, non certo perché è più o ha fatto un cammino inferiore. Tutto perché... questo però, quando abbiamo parlato tante volte che la Ternana deve eccellere se vuole arrivare prima, certo, perché poi però, c'è anche, come ha detto Enrico, c'è e c'è anche la Torres, ma ieri, perché magari adesso c'è un Gigi, momento difficile ieri, ma c'è avuto la conferma, perché tu se fossi uscito da Carpi con pareggio alla fine potevi dire, oh, Carpi è una vita che non perde a casa, è una buona squadra, hai fatto un pareggio, va bene così. E saresti però... Ma lì si è vista una mentalità diversa sì, ieri sera. Però a maggior ragione che devi recuperare punti, no, tu non puoi più sbagliare niente. Beh, però, non puoi più sbagliare quasi Gianni niente. È un po' diverso rispetto sì, a qualche però settimana c'è sempre fa, tre punti di distacco. Tre punti. Cioè lo scontro diretto, il cambiato è lungo, che poi potrebbero essere due. Metti che sono due, cioè, insomma, due punti in un campionato, però, non so, otto. Se concordi come che deve arrivare allo scontro diretto, almeno con questa situazione. Ma alla fine se ci arrivi con questa situazione, secondo me va bene anche un pareggio. Perché poi dopo te la voglia giocare il giorno di ritorno. Sì, può andare bene un pareggio, però... Che poi la Torres adesso ce l'abbiamo in casa il giorno di ritorno, no? Insomma, sì, allora, io ripeto, il Pescara sta facendo un grande campionato e tanto di cappello. Torres, Pesaro, Arezzo, tutto in casa. Resta però il discorso semplicissimo. Che deve mantenere questo ritmo. Ecco, quello del Dio. Insomma, devi mantenere non la Ternana, la Pescara, deve mantenere il ritmo del giorno d'andata. E la Ternana uguale. La Ternana potrebbe, voglio dire, tu da osservatore esterno che diresti, chi ha più possibilità di rimanere su questo, cioè di mantenere questo passo delle due squadre? La Ternana, certo. Allora, però se eravamo a 8 punti era un discorso perché dice questi non sbagliano più, non li raggiungi, ma se siamo a 2 o 3 punti però nelle ultime 5 l'abbiamo recuperato al Pescara 6 punti. Appunto. Perché noi abbiamo fatto 4 vittorie quindi, in Bari. Quindi con 19 partite al girone di donna voglio giocare. Però ti faccio presente che se noi vogliamo recuperare ancora punti e magari sopravanzare il Pescara prima o poi, ci dobbiamo mettere nella, diciamo, nella mentalità di capire che dovremmo vincerle quasi tutte, quasi tutte. No, era per dire che noi andavamo a giocare a Pescara pensando tutto, che c'era un solo risultato, la vittoria, e non sarebbe stato facile, perché poi quando devi vincere per forza, non è, perché non è che giochi a Carpi, giochi contro una squadra valida, ma non perché Carpi non sia, ma contro una squadra diciamo più competitiva, e invece se vai a Pescara con sto svantaggio, secondo me alla fine un pareggio, non è che lo disdegni, Perché poi se perdi invece vai in difficoltà. Dipende, secondo me dipende. Nel senso, vabbè, poi se chiaro giochi per Pescara, vincere. Gli dai una mazzata da un punto di vista. Sì, ma non è necessità di vincere, questo dicevo, capito? No, questo, quello, sicuramente. Questo. Quello sicuramente. Poi io spero sempre nel fatto che questo famoso, questa famosa penalizzazione, che la Ternana ha subito, come posso dire, il fatto del mancato pagamento, la Ternana si è andato quasi su. Un punto, se va bene ci ridanno un punto. Beh certo, ma quello, che la penalizzazione sia giusta non c'è dubbio, però un punto ti porta a 2 punti attualmente e insomma... Noi dobbiamo ragionare con quello che dicevo la settimana due punti scorsa. Sono, non so tanti, I ragazzi a Bade molto bene, che stanno sempre solo focalizzati sull'obiettivo della domenica che deve venire. Perché? Perché quello che è successo alla Torres, non perché non voglio mancare di rispetto a nessuna di queste squadre, però la Torres che perde a Ferrara contro la SPAL è un risultato che comunque sia, credo che prima della partita nessuno si aspettava. Io mi aspettavo un pareggio. Però scusa Alessandro, la Torres è forte, ma secondo te vale, sinceramente, diciamo, come abbiamo detto della squadra di Movesci, ho detto negli 11 è una buona squadra. Però dico che tu devi evitare quelle situazioni lì. Per esempio anche l'Arezzo è una delle squadre che a me è piaciuta di più per impianto di gioco, per idee, perché comunque c'è il 4-3 è un modulo già visto, già letto, letture. Però invece trovi dicendo è andata a Perugia e ha perso 2-0. Quelli sono dei passaggi a vuoto che tu devi evitare. Quindi quando io ti dico che a Perugia se non puoi vincere bene il pareggio... Ma perché non puoi vincere però? Noi potevamo vincere?
Perché in processi di crescita non ti va sempre bene. Quando non ti va sempre bene, devi portare a casa almeno un punto. Tu hai pensato che loro ci potessero far gol a Perugia? No, mai. Ma poi i processi di crescita, sono d'accordo con te, Alessandro, ma la Ternana è una squadra più forte, cioè, individualmente è la squadra più forte del girone. Ma poi chiunque gioca contro poi lo riconosce, no? Non è perché cioè, se noi lo diciamo da tifosi siamo veramente ridicoli. Non lo dobbiamo dire da tifosi, ma oggettivamente. Non è la squadra più dove va a giocare la Ternana? L'hanno ammesso anche i cugini perugini, diciamo, a denti stretti, ma ti dicono, quello è un risultato miracoloso, perché se sono resi conto la differenza che ci sta. E per ammetterlo a Perugia, tu convieni che non è così facile che un perugino ti dica abbiamo fatto sto punto per miracolo. Se tu senti i commenti che stanno dicendo adesso, dice poi dopo abbiamo fatto due partite con due squadre normali, tipo abbiamo perso col Pineto e poi abbiamo vinto. E quella però è una partita che per loro, giustamente, è un miracolo. Quindi che significa questo? Ma non penso che se giocano a casa col Pescara dicono che è un miracolo, fa 0-0. Io questo dico, poi dopo per carità tutto un campionato non è che la più forte vince, guarda il Padova che sono anni che fa lo squadrone, però che come individualità siamo superiori e che non dobbiamo temere nessuno sia in casa che in trasferta non c'è dubbio. Guarda che i cambi che ha fatto la Ternana, entra dentro Curcio e non è entrato Donnarumma. Curcio gioca titolare in qualsiasi... non è entrato Donnarumma. Curcio gioca titolare in qualsiasi squadra di qualsiasi girone della Romeo entra dopo, cioè i subentrati Donati. Tutta gente che giocherebbe titolare in tutte le 60 squadre di Serie C, giusto? O dico una stupidaggine? Beh, in quasi tutte, via. Beh, Curcio tutte. Cioè, Donnarumma l'abbiamo tanto criticato, ma il gol che ha fatto con la Lucchese, cioè non è un gol... banale. Cioè, chi l'ha visto ha pensato, questo è forte, magari non ha visto altre partite, che stava un po'. Però quello è un gran gol. Palla con la suola, portata via. Senti, parliamo un po' del prossimo impegno. Milan Futuro. Domenica alle ore 15. Ternana Milan Futuro. Milan Futuro. Col Pescara non è che ha fatto una gran partita, l'hai vista tu? Direi di no. Invece, però, con la Ternana potrebbero giocarsela, perché dici tu? Perché magari Bonera vuole fare bella figura con Abate, visto che Bonera ha preso il posto di Abate, perché Abate mirava forse a quella panchina, invece c'è andato Bonera per Abate fare il motivo. Abate ha detto ieri in conferenza stampa: Milan Futuro è una squadra con tanto talento. È vero. E sono perfettamente d'accordo. È vero. Però io l'ho vista giocare diverse volte e la davo come una delle squadre favorite. Però gioca come una squadra primavera, continua a giocare. Però magari con la Ternana, visto che c'è Abate, potrebbero voler fare bella figura. Faccio presente che nel Milan Futuro ha giocato qualche partita Ballo Touré, che ha fatto la Champions League, Jimenez, che ha pagato 20 milioni dal Real Madrid, Camarda, ma non ci gioca più, Martesaghi. Poi c'hanno Traoré, quello del Pescara. Liberali, Kubis, che è il difensore centrale. Attaccante centrale, Samuele Longo. Zeroli. È uno dei giocatori fatto doppietta. Quindi è una squadra che probabilmente paga il fatto che vuole giocare sempre a calcio. No, ma è una mina vagante, se dicono di giocare possono giocare contro chiunque. Però magari tante volte potrebbe anche che non vogliono rischiare la gamba, perché se sono ragazzi devono fare. Sicuramente vorranno fare bella figura contro il loro ex allenatore, capito? Ma non perché voglio mettere le mani avanti. Però con la Ternana secondo me ci tengono, è una raggiungo anche Ibrahimovic. Diciamo che il figlio può darsi, lo può convocare. Ma guarda, non mi stupirei. Se venisse Zlatan? Perché? Allora, no, perché... Selfie subito. Sui vari siti di informazione calcistica, eccetera, eccetera. Si narra, gira voce, che Abate... Ha litigato ferocemente con Ibrahimovic, padre, perché non faceva giocare. Diciamo non andavano d'accordo. Non faceva giocare Ibrahimovic figlio nella primavera, ma era piccolo. Cioè, adesso gioca in primavera. Articolo che era pubblica. Quindi? E quindi pare che il fatto che la domanda era scontata, no? Uno che ha allenato la primavera del Milan. Perché non è andato a allenare? Ha fatto la Youth League, eccetera, eccetera, ha fatto la finale, mi pare, no? Sì. Fanno la squadra under 23, ci va lui. È quello che dicevo prima. C'è andato Bonera. No, è sparito proprio dal Milan, cioè non sta proprio più al Milan. Sì. Neanche... È venuto da noi. Lo so, ma non sta neanche in primavera. Cioè, perché, allora tu dici il ragazzo... Abate. Certo. Poi, questa non la so. La dico come gossip, ma non la so per certo, per cui sia chiaro che è un gossip. Ibrahim ci ha fatto fuori anche un padre da Abate a livello di allenatore, l'ha mandato via. Gli è stato chiesto Abate in una conferenza stampa pre-gara, si ha detto, in una conferenza stampa pre-gara, gli è stato chiesto da Abate, cioè di dire come mai, quando uscì quell'articolo,
come sono stati i rapporti con Ibrahimovic, lui ha detto preferisco non commentare. Infatti, va a commentare. Non ha commentato. Letto, però letto, quando dice preferisco non commentare. Vabbè. Però quando Beniamino Abbate, padre di Ignazio Abbate, è stato spostato dalla Yacht League barra settore giovanile responsabile dei portieri, è stato spostato alla Wiman, al Milan. Sì. E poi, da lì, poi da lì a un mese e mezzo dovrebbe essere stato licenziato. Da Milanista, con Abbate e Ibrahimovic c'erano molto amici, evidentemente quel discorso lì ha vabbè, messo per un cui po'... quando tu mi dici so, magari sicuramente c'è un... ma magari Ibrahimovic dice no adesso convochi mio figlio, lo fai giocare e vengo a vedere perché deve segnare in faccia a Bale e Ibra tu ti stupiresti no, cosa del genere. No, assolutamente no. Vabbè, poi tu che sei milanese io mi stupirei, io ho buttato da qualche sassolino, voi avete buttato là qualche scuola. No, stiamo parlando, no, era per dire che, no? Era per dire che il Milan e magari ci ritroviamo, io mi meraviglierei se che sta in sala stampa a fine partita sa che ride e fa io, pace con Bale. Io mi meraviglierei se la Ternana sottovalutasse questa partita. No, non credo proprio. Penso questo, che me ne meraviglierei, me meraviglierei molto. E non ce le portiamo mai da casa. Ovvio. Ma domenica, dopo quello che è successo ieri, è una partita dove tu te la devi tra virgolette portare da casa. Cioè quella è una partita che dentro il tunnel, dopo 5 minuti devi avere già chiarito. Secondo me Abbate ci tiene particolarmente. Beh. Secondo me ancora prova affetto per tanti di questi ragazzi che c'hanno. Assolutamente. Che c'ha. Sì. Però tiene anche a voler vincere, perché magari non vincendo non farebbe. Beh, quando parlavo di Camardi, si sono lucidati gli occhi. Vabbè, no? Ma questo però chiunque, che un ragazzo che ha 7 anni che gioca in quella maniera, cioè, gli occhi si lucidano a tutti. Speriamo che continui così. Allenato, lui comunque sia, ha fatto parte di quel processo di crescita comunque, di Camardi. Allora, concludendo, diciamo che Abbate non gliene deve fregare niente che allenava prima il Milan. Quindi cerchiamo di, anzi, se siamo 4-0, se vuole fare bella figura, cerchiamo di arrivare anche a 7. Ieri era pure più bello con la sciarpa rosso verde a fare l'intervista, che stava bene. Bene, bene. No, era per dire che magari lui c'ha rispetto di questi ragazzi, no? Sicuramente prova affetto. Certo. Però d'altro canto vorrà anche uno spirito di rivalsa, no? Un professionista. Ma non verso i ragazzi, ma verso chi, no, l'ha portato. Comunque, poi l'allenatore Bonera che, no, insomma, è quello che l'ha sostituito. 200 ragazzi a Carpi di lunedì sera è non è una cosa normale, no? E quando tanti dicono il campionato ne riparliamo più avanti, no ragazzi, il campionato si decide parecchio queste prossime tre partite, perché c'è Entella un blocco serio, quello che dicevo prima, quelle sono due partite fondamentali, cioè, dai, parliamoci chiaro, abbiamo anche la trasferta a Piancastagnaglio, ragazzi, è una partita seria, cioè, tu c'hai Pinedo, Entella e Pescara, Pianese. Però certo, ma queste sono decisive, secondo me fino a Natale sono decisive. Senti, ma Piancastagnaglio, visto che l'avete tirato fuori, no, era per dire una cosa, buttiamo la palla dentro l'area, perché facciamogli sto colletto e poi giochiamo come dice Abbate, però... Ma in che zona sta? Piancastagnaglio? Vicino Siena. Sta, sì, praticamente Toscana. Dopo il Vieto... Vicino Toscana. Si potrebbe fare la trasfertina. Io ci vado. Anche culinaria, voglio dire. Vicino no? Siena, però è un pochino più in però alto. Però siccome si gioca il 7-8 dicembre, mi pare che Piancastagnaglio sta a 800 metri sul livello del mare. Quasi pure la neve beccamo. No, era per dire che il campo è un campo... piccolino. Il Chianti ci sta, insomma, per scaldare i cuori. Vorrà dire che per scaldare i cuori. Aspetto culinario. Io vengo. Faremo enogastronomico. Allora. Se vogliamo fare una macchinata. No, ma io non aspetto, no. Ecco, sono le mie zone. Però ecco, mo questa vabbè, fai come insomma, è divertente. Magari dopo la partita bisogna giocare. Magari se partiamo la mattina ci diamo anche Siena. Perché guarda che Piancastagnaglio ci hanno lasciato le penne in Barè, cioè non è facile vincere. Io so, in che senso figurare? No, nel senso che è una partita che non è che te la porti da casa. Penso che è una delle pochissime squadre d'Italia a cui non ho detto niente. Ma per una volta in vita. Beh, è un paesino piccolino, quindi. Ce l'ha ricca tra parentesi, molto ricca. Molto organizzata. Il proprietario della Pianese è proprietario di una nota azienda di cucine che insomma è una delle più importanti d'Italia, quindi ma insomma saremo soddisfatti di arrivare allo scontro diretto col Pescara con 3 punti di distacco e non sarà facile, eh? Non sarà ma facile. Loro con chi giocano, scusa, che partita so, io andrei alla partita, cioè, io già l'ho detto non ricordo adesso, io oggi non posso dire Gubbio, sì, no. Adesso vanno a Gubbio, questo me lo ricordo, io non posso dire né sì né no, né sì né no. Si va alla partita, sì, però perché non va però a discorsi che dicono guardi 3 punti o no. Io preferirei ti posso dire non lo so perché il Pescara ovviamente va a giocare a Gubbio, il Gubbio c'aveva 8 assenze e ieri ha preso 2 rossi l'altro ieri,
quindi il Gubbio sarà più che decimato, scenderà in campo però, probabilmente mezza Beretti. Guarda che quella, quindi è una squadra che sta in difficoltà. Magari qualcuno rientra però. Plizzari è squalificato, Brosco è squalificato. Quindi ti dico che Baldini lavora molto con la squadra, molto con la società, però può fare da collante, ma l'abbiamo detto più di una volta, quando ci può rompere qualcosa diventa pericoloso, perché so l'effetto boomerang. Che fai, captazio benevolenza con la città e addosso al capitano? Non lo so, è una posizione intermedia. Non lo quindi so, ti dico, la Ternana ha le partite sue difficili, quindi io oggi non ti posso dire né sì né no. Realisticamente direi mi va bene, però non lo so. Mi pare che poi magari se sfascia tutto un ricorso sarà, il ricorso sarà discusso prima, mi pare. A breve. Ed Alessandro ha presentato tutto. Io credo che nell'arco della stagione la compattezza di un gruppo sia essenziale. Deve essere granitico un gruppo. E soprattutto nel calcio ci hanno sempre insegnato che non deve uscire niente dallo spogliatoio. Proprio niente. Meno polemiche si fanno, a maggior ragione se te le fai da solo le polemiche. Cioè, secondo me, quella uscita lì, io non c'ho niente contro Pescara, niente contro Badin. Questo è impeccabile. Ma una uscita come quella lì significa mettere il capitano contro la piazza. No, contro la piazza no, però, però non è una... Insomma, sì. Come dice, lo scopriremo solo vivendo. Sono opinioni, per il momento la puntata è finita. Quindi ringrazio Gigi Manini, Gianni Giardinieri, Alessandro Mari per essere stati con noi, ringrazio voi che ci seguite, mi raccomando, mettete un cavolo di like, 150 like, possono fare di meglio, anche abbiamo 200 like, abbiamo 6.400 iscritti, le puntate meno di 3.000 non le vedono mai, per cui mettete una zozza redemption in 10%, ci vogliamo arrivare a 300 like, almeno l'algoritmo ci spara. Non so di cosa stai parlando. Non ti preoccupare, che non è roba per villani. Lascia perdere. Grazie, ci vediamo martedì prossimo.